Ci diciamo come oggi siamo qui all'esterno del sociale, vi presentiamo un paio di belle iniziative con Barbara Minghetti legate al Natale e al Natale per i giovani soprattutto, in modo particolare. Barbara, buongiorno a tutti. Buongiorno, eccoci. Questa Christmas Pack. Sì, in realtà è un regalo anche per i più piccoli proprio, parlando dai 3 ai 6-7 anni. Così gli si avvicina al mondo del teatro, al mondo della musica, sì, anche perché sì, no. Anzi, le iniziative in realtà sono due. Uno è uno spettacolo che abbiamo messo online sia sul sito della Città dei Balocchi, che è Il Guardiano e il Buffone, questo è per bambini dai 3 ai 7-8 anni, e sia sul sito della Città dei Balocchi che sul sito di opereducation.org. È lo spettacolo molto molto carino, interattivo come ci appartiene, quindi c'è un kit dello spettatore che si può scaricare nei siti, dove ci si prepara come art attack, ci si prepara a cantare un'aria, si crea un oggetto e si interagisce. E lo spettacolo video che è stato realizzato con Iolo, che è una realtà comasca meravigliosa, è davvero un video fatto ad hoc per essere visto in televisione, sul computer, interattivo. Quindi chiederemo proprio ai bambini, come se fossero lì con noi, di partecipare. Questo è molto bello, quindi io per quello mi permetto ancora, Barbara, di far vedere i riferimenti: Città dei Balocchi, opereducation.org e anche Teatro Sociale. E teatrosociale.it, ovviamente, perché davvero ecco un modo. Sì, l'idea è di tu non puoi venire da noi, veniamo noi da te, stai a casa, stai tranquillo, stai sicuro, visto che le vacanze, ahimè, di Natale saranno all'ordine del divano. E stai seduto e noi veniamo da te, ma in maniera interattiva. Non è uno spettacolo frontale, non è vedere il teatro in televisione, che ahimè è faticoso, ma è vedere un'altra cosa, è davvero vedere una operazione interattiva. Altra cosa invece è un lavoro che abbiamo fatto durante questo periodo strano, in cui Opera Domani e progetti di Opera Education sono stati fermati, cioè non siamo potuti andare nei vari teatri, e quindi abbiamo pensato di realizzare tutta una serie di iniziative on demand che sono digitali e che possono essere fruite sia dalle famiglie che poi dalle scuole. Quindi una serie di attività di preparazione, ma che poi portano a vedere di nuovo una produzione che è Rigoletto. Questa è una fascia d'età che varia dai 6 ai 99, perché è proprio un'opera lirica con l'orchestra, i cantanti, le scene, e c'è un pack che qua vedete con lo kit dello spettatore, il libretto, il CD musicale. Quindi abbiamo pensato di realizzare tanta roba Barbara, no? Perché è un lavoro egregio, assolutamente. Mi riservo di vederlo, ma credo che da come ce lo regaliamo. Dico, veramente notevole questa cosa. Beh, è un'ottima occasione anche per un bel regalo, assolutamente, lo mettiamo sotto l'albero? Esatto, infatti tanti nonni stanno venendo, tante famiglie, perché in realtà è un regalo che ha anche tutta una parte divertente, ovviamente, di giochi, di interazione, la costruzione di oggetti che tu devi metterti per guardare l'opera, devi imparare a cantare le arie, quindi ci sono tutorial, ma c'è tanto contenuto, quindi l'idea era proprio quella di mantenere l'idea dello spettacolo, ma renderla ancora più importante con tutti dei contenuti che uno può fruire da casa, con degli oggetti fisici, perché c'è il libretto, c'è il CD, e degli oggetti invece materiali, come sta succedendo adesso, quindi tutorial, video e materiale che si trova online in questo kit dello spettatore. E allora, sì, prego, questo è per Natale, ma poi rimarrà anche dopo per chi vorrà avere attività a casa, un po' proprio famiglia, cioè costruiamo insieme, impariamo assieme. In effetti, come avete scritto, cioè da godersi con tutta la famiglia sul divano di casa, seduti in TV, sul tablet, sullo smartphone, insomma, comunque voi siate. Ne approfitto della tua presenza davanti a questo bellissimo teatro sociale, piange il cuore vederlo chiuso. Lo so, piange il cuore, Barbara, senti, ne approfitto, dico, che anno è stato? Un anno tremendo per voi dello spettacolo in generale? Un anno difficile perché, difficile, difficile per è un tutti, eufemismo. Ovviamente, difficile per tutti. E per il teatro comunque, perché questa idea di rimanere chiusi, poi per fortuna ci siamo riaperti, perché siamo riusciti a fare delle recite qua a settembre, ottobre. Sì. Adesso di nuovo siamo chiusi, in realtà abbiamo... Un po' ci appartiene questa cosa di non star fermi, di pensare, di creare progetti, quindi abbiamo fatto delle produzioni online e streaming, anzi approfitto per dire che ci saranno per tutto questo periodo delle vacanze 3 produzioni su Opera Lombardia Live, che sono le produzioni che sono partite da Como, il Werther e Zaide e 2 concerti sinfonici.
e poi abbiamo lavorato tanto appunto su tutti i progetti di education. Ecco, è anche un po' bello che si aprono che anche aprendo, le porte le porte alle nostre spalle, Barbara, per magari anche entrare a prendere questa bella opportunità che hai detto tu. Sì, e poi per interagire con il nostro pubblico, che è sempre stato vicino, e siamo sicuri che non appena ci sarà la possibilità qualsiasi, noi appena ci dicono si può, ci siamo. Per 10 persone, per 20, per 30, qualsiasi la prendiamo, perché è la funzione del teatro, di essere una casa, di poter condividere delle emozioni, quindi siamo davvero pronti, stiamo lavorando sui progetti del prossimo anno, siamo fiduciosi che la situazione migliorerà e che potremo riaprire. Peraltro il teatro è davvero un luogo sicuro, da parte del pubblico è davvero un posto tranquillo, abbiamo fatto tutti i tentativi, tutte le prescrizioni che si potevano fare, c'è distanziamento, c'è tanta aria, ci sono le mascherine, quindi è un luogo davvero sicuro, quindi appena ci sarà la possibilità noi ci saremo e ci piacerebbe essere considerati tra i colori e tra le aperture che ogni tanto vengono gittate. Anzi, faccio un appello, metteteci in qualche colore. Soprattutto magari datevi anche date i ristori anche a questi ragazzi, a questo mondo dello spettacolo tanto bistrattato, perché c'è migliaia di persone alle spalle. Ed è il motivo per cui noi abbiamo cercato di continuare a produrre anche per lo streaming, perché comunque era un modo di poter dare delle opportunità alle persone, tantissime che non lavorano da febbraio dell'anno scorso, quindi è una situazione davvero critica. Lo Stato, dobbiamo dire, che sta aiutando, però non basta spesso l'aiuto, cioè ci vuole davvero una visione, una prospettiva per il futuro, una anche ricostruzione di un meccanismo, perché vanno protetti gli operatori dello spettacolo e va pensato davvero il futuro di, non solo del teatro ovviamente, ma di protezione anche di tutti gli artisti. Cara Barbara, speriamo di poter tornare qua dentro a sederci nella sala del tuo bellissimo teatro, godere lo spettacolo, magari anche all'aperto il festival estivo straordinario. Si possa ritornare a fare musica, spettacolo e ovviamente, come hai detto tu, nella massima sicurezza, anche perché soprattutto le persone che ci lavorano sono fortemente in difficoltà. Grazie. Noi ci saremo e vi aspettiamo. Auguri. Grazie a voi.